Grazie a zio Elio che come ogni anno è sempre qui con noi. Grazie all'associazione Verità per Dennis in Bergamino. Un grande applauso per Dennis. Donato ha mandato gli auguri a tutti noi. Carlo è qui. Sergio è qui, rientrato dall'Africa, lo spettacolo a Roma e stasera è venuto qui. Grazie Sergio, un grande applauso a tutto. Grazie a voi, grazie a voi. Albino ci delizia sempre con la sua presenza. Grazie a voi, grazie a voi. Sono grazie ai Magarò. Paolo Piccirillo. O Piccolo, gentilmente Federico se viene qua. È il nostro... Tonino Tocci e Nucano, questi sta lontano, è il nostro amico che ci aiuta sempre, su tutto, perché in la vita ci vuole tutto. E quando ti è un amico come Federico che appunto ti aiuta economicamente, noi siamo mesi proprio buoni. Ho dato 20 euro. 20 euro. Grazie, grazie a nome del club. Cerchiamo di rappresentare questo quartiere, questa strada nel miglior modo possibile, perché è difficile farsi, come dire, in un mondo di spaccature, di rotture, di incomprensione. Noi cerchiamo di essere amici di tutti, propositivi con tutti. Adesso poco fa dicevo Sergio a Perina che noi non siamo tagliaturi, siamo critici come tutti quanti nel calcio, riusciamo a criticare, ma mai ad essere contro di voi e contro la squadra, mai. Quando ti dicevo due anni fa, tre anni fa, a Cosenza c'era il problema Perina, il club Vivo Pidacce era vicino a Perina. Grazie, contro grazie. Tutti e contro tutti. Siamo stati, come dire, capiti, non capiti, però avevamo, dicevamo che Perina era il portiere del Cosenza, non me ne vogliono gli altri. Però l'abbiamo detto e l'abbiamo detto sempre con trasparenza e amicizia. Quindi sono contento che riusciamo ogni anno, per il, grazie alla società che manda sempre i calciatori, per noi è un vanto, è una cosa bella perché riusciamo a far sentire veramente il calore di un quartiere come quello di Viofilia vicino alla squadra. Noi non siamo ultra, quindi non sappiamo come vivono gli ultra e come ragionano gli ultra, però siamo vicini agli ultra e in questo momento vorremmo che a Cosenza ci fosse un'unità di intenti, perché sarebbe bello in tutta Italia e a Cosenza vedere un'unica tifoseria accomunata. Non vogliamo entrare in tematiche che non ci appartengono, però noi facciamo questo auspicio a tutti quanti. Ecco perché ti dico, Peri, muovi di due parole tu. Innanzitutto che ragazzi imparate qua fate. Innanzitutto buonasera, sono veramente felice di essere qui e far parte di questa famiglia, perché per me è diventata una famiglia, è il quinto anno che sono qui, spero di farne altri di anni. Sono veramente orgoglioso di far parte del mondo Cosenza Calcio. Mi fa piacere di stare qui con voi e festeggiare questo anniversario con voi. Bravo! Io la parola a te. Cioè, intanto grazie per vederci, non questi cinque, ma altri 20. Per me, a me è altri 20, 83, a 20, 103. Cioè io penso che questa sera dovrebbe partire da questo club di sportivi, tifosi del Cosenza, al presidente che rinnovi subito il contratto. Bravo! Penso che sarà così, perché se perdiamo a Perina diamo. Ovviamente voglio far dire due parole a nome di Donata, Carla, un saluto perché ci teneva, me l'ha scritto in privato, puoi parlare a Carla e lo diciamo. Amelia di Presta! Però ogni anno all'anniversario di Via Popilia c'è, perché vivo a Via Popilia, abito a Via Popilia, sono cresciuta a Via Popilia, sono orgogliosa di essere di Via Popilia. Io ho militato tantissimi anni, che proprio mi ricordo perché sono 40 anni che avevo stadio,
sempre in curva. E poi non mi sono trovata più d'accordo con la mentalità che c'è in curva e me ne sono andata. Però stasera parlo a nome dell'associazione Bergamini, porto il saluto di Donata, che è la nostra presidente dell'associazione, sperando che questi 30 anni, il 19 sono 30 anni dalla morte di Denis, si riesca finalmente ad arrivare ad una giustizia legale e non divina, che poi quello ci sarà. Chi provvederà? E c'è bisogno sempre dell'aiuto di tutti. Grazie a Palino per tutto. Bergamini! Oh, Bergamini! Oh, Bergamini! Oh, Bergamini! Ale, ale! Bergamini! E noi come club ci vantiamo di questo, come dice Carato, ogni tanto mi faccio la micisiano. E noi come club ci sentiamo perché grazie a Federico abbiamo ridato alla città quel bellissimo murales che è in curva sud di Donato di Denis Bergamini, perché deve risplendere quella figura, non deve essere una cosa opaca per dimostrare che ci stiamo dimenticando di lui, assolutamente. L'abbiamo rispolverata, l'abbiamo rifatta grazie a Zanardi, un bravissimo artista che ci ha dato questa possibilità, perché senza Federico, e ti dicevo, senza che addiamo. E di questo vi volevo comunicare che Federico si è sostituito anche a chi doveva finanziare un'altra bellissima opera, Canale, è come te in questa città, se non ci fosse di voi. Vabbè, la cosa però si inizia, ricordatevi che le cose iniziano da queste cose. Io la dico qualcosa e qui no, perché lui ha avuto un'idea, è partito, non l'hanno fermato più e ha fatto quello che sta facendo. E credo che deve continuare a fare, perché adesso Cosenza merita veramente tanta solidarietà. È saputo dire, tanta solidarietà, che non l'ha avuta. E Federico si è sostituito a qualche amministratore che si era preso un impegno e sta facendo il murales di Mario Gualtieri a Casale, un altro quartiere popolare, un altro quartiere che ha richiesto la famiglia di farlo lì. L'hai vista la difficoltà come l'abbiamo avuto noi, lui si è sostituito e sta facendo anche quest'altro murales a Rione Casale, quartiere popolare che tutti noi vogliamo rappresentare e ci teniamo per questo, ecco perché ci tengo. Ti lascio la parola. Niente, dopo che avete detto tutto voi, io direi il momento di tagliare la torta e di iniziare la degustazione di questa torta, va bene? Il primo taglio lo dedichiamo a lui, ok? Raffaellico! Aspetta lì, tu vai, che tu? A Canaletta ci volevamo chiedere una cosa. No, ma aspetta, voglio dire soltanto una cosa, perché penso no, mi scordo ed è peccato. Te comincia a tappare. Quando abbiamo, no, non c'è bisogno. No, quando abbiamo. Quando abbiamo fatto il parco Piero Romeo, la maggior parte del materiale la volevamo prendere qua da Hobby Color e ogni volta il conto era 200 euro, 500 euro, 400 euro. Credo che abbiamo pagato il 10% rispetto a quello che dovevamo pagare, quindi no, non è un ringraziamento che lo faccio col cuore, perché poi tra l'altro non l'ha mai pubblicizzato, quindi lo non lo sapeva nessuno, e quindi è bene che quando c'è agente tocca, agente brava, è bene che si sappia. E poi niente, poi qua io sono andato a 60 metri da questo posto, quindi con me ho sfondato la porta aperta, conosco ogni centimetro, dicevo poco fa, almeno conosco ogni centimetro di questo quartiere, del primo lotto in particolare, me lo sono tatuato, quindi più vicino a me di voi, credo che non ci sia nessuno e non ci sarà mai nessuno, indipendentemente dai settori dove andate, me ne frega a te. Bravo. Sergio Crocco ha veramente detto tutto con questa cosa, ma non lo sappiamo, però non abbiamo immaginato che c'era quello zambeno tuo là. Ecco perché Sergio, faccio un attimo un segno, noi abbiamo bisogno di voi. Questa città ha bisogno di solidarietà, ricordate questa parola, se riuscite bene, se no avrete voi anche responsabilità per i prossimi 20 anni. Albi, tu sei uno storico, tu sai che significa tifare e sai che significa andare in trasferta quando ti ne ha fatto i chilometri immaginati, quindi ci terremmo se ci facesse un saluto veramente tu, e tu oggi si può avvicinare, zio, ma mi muovi in difficoltà, forse
forse che l'amico che ha detto la trasmissione ci ha privato. No, io non so parlare, tu mi metti sempre in difficoltà. Io sono onorato di venire qua perché penso che siete uno dei club più, per me siete i migliori, io non voglio fare l'altro, siete gli unici che fate qualcosa, organizzate le trasferte assieme magari a Cosenza nel cuore, cose, insomma siete, diciamo, per me siete l'associazione, un club Cosenza, perché penso che siete voi quelli che avete seguito sempre il Cosenza anche quando c'erano i vari problemi di tessere e non tessere, siete sempre presenti. Io sono contento e vi ringrazio che mi avete invitato, perché io non mi sento nessuno, non sono nessuno, sono contento quando si fa qualcosa per il Cosenza, sono contento di aver visto il portierone, che non è perché qua l'ho difeso pure io sempre, perché cioè io davo, te lo posso dire, detto, ma l'ha rovinato Fontana, dicevo io, no? Mo non lo so se è vero o no, però vabbè, giocava da libero, di quel poco che capisco di calcio, e tu, però vabbè, l'importante è che è tornato. Io l'ho rivisto a Crotone, ero in curva, ho detto, l'ho visto allenare, ho detto, questo è il nostro portiere, e per fortuna è ritornato, ma per lui più che per noi, perché spero che rimanga a Cosenza. Se proprio non deve rimanere a Cosenza, spero che va in Serie A, quello glielo auguro, perché è normale. Grazie dell'invito, già io Pasqua non so parlare, grazie a tutti voi, e sempre grazie, la, grazie la, a te, amici fretta che c'è Sciartella, che vi credete. Allora io volevo ringraziare gli amici che ci aiutano, perché ne sono imparate proprio come canaletta, no? Che riusciamo ad Andrea Moretti di Rovopina, il nostro, la nostra azienda di salumeria, sponsor la Segalatuca Pecua e Giuseppe Sate, quindi dopo ne mangiamo si cose. A Federico, che non se l'è fatto vedere due volte, ci ha offerto la torta, al bar Carlitos che ci ha offerto il prosecco e tanta altra roba. Quindi come potete vedere, noi cerchiamo di unire, di essere solidali, se ci riusciamo è bene, se gli altri ci vogliono seguire è bene, se no noi siamo questi, per noi vogliamo stare vicini nel bene e nel male. Noi in Serie D abbiamo fatto un pullman di 120 persone ad Arezzo, abbiamo vinto i playoff, non siamo saliuti, non hai capito, perché, per farti capire, quindi noi sempre ci siamo organizzati e siamo stati in qualsiasi categoria dietro di voi, dietro questi colori. Grazie a tutti, mo taglia la torta per i nebbi capiti e dopo li mangiamo. Un applauso Giovanni, un applauso Giovanni. Sì, a Valente, ecco motore. Oh, Pasqua! Oh! Pasqua, viene! Lui, dai! Lui, vieni Pasqua! Mangi! Dai, ci siamo! Oh! Dove, vieni! Vieni, 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 Antonella, fai due tu per favore con il telefono. Marti, vai, Marti, vai, Marti. Lui, vieni qua. Luigi, Fecca. Vieni. Vado? Vai, 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 Piero. Manca lui. Aspettate che già siamo un po' noi. Zecca! Perché non ha fatto un po' di cose? Siamo Antonè. Grazie. 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 Già. Sì, ah, bravo. Così. Ovviamente il bicchiere è aperto. Non c'è nessun cameriere, né facite voi. Ma mo spostamelo per mangiare la torta. Voi facci una foto Giova. A Pasquale, che mai? Certo, ce la fai una foto? Sì, fammi una foto. Pasquale, allora,